Come creare e gestire i timer in un sistema Free at Home. Un timer è un'automazione in grado di agire su tapparelle, termostati, luci e scenari a un determinato orario scelto dall'utente, oppure in base a un orologio astronomico integrato nel sistema Access Point. Vediamo come gestire i timer. Andiamo su Modifica timer dopo essere entrati in modalità installatore. Aggiungiamo un nuovo profilo timer e chiamiamolo, per esempio, luce automatica. Vogliamo che l'area comune della mensa si accenda tutti i giorni a mezzogiorno e si spenga automaticamente tutti i giorni alle 14. Questo ci consente già di avere l'automazione funzionante ed è anche possibile abilitarla o disabilitarla a piacimento premendo su questo toggle. Si possono anche decidere di escludere alcuni eventi dei timer, perché i profili possono contenere più eventi, come vediamo in questo caso. Oltre alle luci, possiamo ad esempio anche agire su delle tapparelle, automatizzando per esempio l'apertura della tapparella a un determinato orario nel fine settimana o nei giorni della settimana. Oppure è possibile creare un nuovo profilo e invece di dirgli che è un profilo timer, andare a creare una simulazione di presenza. Una simulazione di presenza è molto utile, perché funge da deterrente contro i malintenzionati, simulando la presenza effettiva di qualcuno in casa. Nel nostro caso, andiamo a dargli il nome Presenza. L'icona è diversa dalle altre, perché non è un profilo timer, ma una presenza. E nel caso in cui andassimo ad aggiungere un evento, ci viene chiesto, per esempio, quale luce usare. In questo caso, andiamo su Lampada 1.2, e questo genera automaticamente degli eventi casuali che simulano la presenza in diversi giorni e a diversi orari. Nel caso in cui decida di non volere la simulazione di presenza, invece di eliminarla, basta spegnere il suo funzionamento da qui. Un evento astronomico va ad agire su una luce oppure su un altro elemento dell'impianto all'alba o al tramonto. Per impostarlo, creiamo un nuovo profilo e chiamiamolo, per esempio, crepuscolare esterno. Aggiungiamo nel nostro caso il faretto esterno spuntando l'opzione Astro. L'opzione Astro mi chiede di scegliere alba o tramonto. In questo caso scegliamo tramonto. È possibile decidere un eventuale scarto temporale rispetto all'orologio astronomico e quando farlo. Per esempio, vogliamo che tutti i giorni la luce del faretto esterno si accenda al crepuscolo e che si spenga all'orario dell'alba. Quindi andiamo di nuovo su faretto esterno, selezioniamo Astro, in questo caso impostiamo alba e la spegniamo. Abbiamo così creato un evento astronomico funzionante che gestisce il faretto esterno ogni giorno.